Passiamo ora alla parte successiva che è l'analisi e la consultazione dei risultati. Dunque, siamo già in ambiente di consultazione e quindi possiamo proseguire. Ecco, per la consultazione dei risultati vedremo appunto, come avrete già conosciuto ormai in questa illustrazione, la presenza delle barre multifunzione che vi danno la possibilità di avere dei comandi, dei comandi rappresentativi per ogni tipo di analisi, quindi l'analisi modale, l'analisi statica e non sismica, l'analisi lineare, statica o dinamica modale e l'analisi Bush-Shorter. Tutte queste analisi hanno molte parti in comune, ma ognuna di esse magari ha qualche particolarità. Quindi, ad esempio, le verifiche di sicurezza non sono presenti in analisi modale, così come le curve di capacità non sono presenti nelle analisi lineari. Quindi nella barra c'è un aggiornamento dei comandi che vi dà la disponibilità di quelli realmente utili al momento dell'analisi consultata. Andremo a vedere anche la rappresentazione grafica dei risultati, quindi degli spostamenti, delle verifiche e dei coefficienti di sicurezza. Sarà sempre possibile vedere le lesioni e questo è molto utile per capire un aggancio fisico, diciamo così, a quello che è la realtà della struttura rispetto al calcolo eseguito. E ovviamente anche, come vedremo e come avete già cominciato, insomma, anche a visualizzare dall'intervento dell'ingegnere Francioso, anche mentre si visualizza la struttura e quindi anche i risultati, sono disponibili tutti i comandi grafici, quindi questo è molto importante per analizzare le singole parti, soprattutto poi pensando a modelli complessi. Poi ne vedremo alcuni che hanno anche delle irregolarità in pianta, con pareti non perfettamente rettangolari e così via. È chiaro che il livello di complicazione per gli edifici esistenti può essere anche crescendo via via, aggiungendo particolarità di vario tipo, quali soprattutto appunto le pareti non allineate. Però adottando gli accorgimenti strutturali e la modellazione, appunto, cioè una modellazione architettonica finalizzata poi alla creazione del modello, che in parte sono stati già ampiamente illustrati dall'ingegner Francioso, si riescono a risolvere i vari casi che si possono presentare. È molto importante però capire proprio questo cambio di mentalità. Mentre prima si partiva da un modello più o meno accurato per arrivare a un schema strutturale, si interveniva su quello per avere, diciamo, con la finalità di avere un sistema del tutto coerente, quindi questo voleva dire modificare link, andare ad agire sui vincoli e fare tutta una serie di operazioni sinceramente onerose per quella fase di messa a punto del progetto. Ora il discorso si ribalta, cioè è nella fase della modellazione geometrica e architettonica che si deve cercare di descrivere, ma questo lo si fa appunto anche in maniera abbastanza naturale e intuitiva, l'edificio con le sue caratteristiche, avendo l'occhio a quello che poi appunto diventerà la struttura successivamente. Come si è già potuto vedere, molti aspetti, quali vincoli, carichi, sono tutti completabili e modificabili all'interno del modello strutturale. Però è chiaro che in questa maniera si fa un lavoro migliore, in quanto già a partire dal primo inserimento della struttura c'è l'occhio a quello che poi effettivamente diventerà il nostro modello d'analisi. E in questa maniera viene ridotto al massimo l'intervento su tutte quelle parti complesse che invece avveniva prima, quando dopo il passaggio da PCM verso PC si doveva intervenire a volte anche pesantemente sul modello successivo. Quindi sarà proprio un modo di operare diverso, nel senso che si troverà il vantaggio proprio di capire la struttura mentre si costruisce il modello stesso. Ecco, comunque poi per ritornare all'analisi, nella barra multifunzione ci sono delle sezioni dedicate ad alcuni aspetti particolari, quali sono i domini di resistenza per le strutture che hanno armature o che sono state consolidate con sistemi tipo il CAM. E anche una parte dedicata invece alle curve Bush-Shorter, che andremo a vedere tra breve. Poi ovviamente c'è anche la disponibilità di tutte le relazioni in una scheda report dedicata che è presente nel main form, cioè nella finestra principale. Bene, io passerei allora all'illustrazione, se volete fare una pausa, ma direi di procedere, penso che sia più proficuo proseguire nell'illustrazione delle varie funzionalità e torniamo allora alla nostra struttura calcolata. Ecco, dunque,
questa che stiamo vedendo è l'analisi modale. Passiamo all'analisi, ad un'analisi diversa, che è un'analisi per esempio dinamica modale. Nell'analisi dinamica modale, oltre ai modi di vibrare, ci sono tutte le verifiche, cioè i coefficienti di sicurezza delle varie parti della struttura. Abbiamo un accesso possibile a uno schema che rappresenta coefficienti di sicurezza complessivi dell'edificio in questa analisi, che è essenzialmente lo stesso che conoscevate già con BCE, quindi ci trovate un elenco dei coefficienti di sicurezza delle varie verifiche eseguite e accanto tutta la situazione degli indicatori di rischio sismico. Non dimentichiamoci infatti che questi progetti sono finalizzati il più delle volte a delle analisi di vulnerabilità, quindi tutta la parte della produzione di schede di sintesi per quanto riguarda appunto le PGA sostenibili, cioè le capacità in termini di accelerazione del periodo di ritorno dell'edificio, sono complete, come lo erano già i PGA peraltro, e continuano quindi a dare la piena disponibilità di tutti questi tipi di risultati. Se chiudiamo questa finestra, poi possiamo andare ad indagare per esempio sulle verifiche a pressopressione conclanare, di cui possiamo visualizzare sia coefficienti di sicurezza che le lesioni, se volessimo vedere il caso appunto di parti lesionate. Ora, questa è una situazione di edificio abbastanza favorevole, poi magari ne vedremo altre tra gli esempi che abbiamo preparato, dove le fasce hanno una situazione critica legata appunto al poco carico che hanno in alcuni casi e poi invece maschigurare nelle coefficienti di sicurezza invece abbastanza favorevoli. Ora, comunque, selezionando il singolo elemento, anche nella griglia delle proprietà è possibile vedere lo stato di verifica, quindi sia le deformazioni, oltre allo stato di verifica, appunto le deformazioni, le sollecitazioni e lo stato di verifica, che ci dice appunto la situazione della parete in questa analisi. Quindi la griglia delle proprietà è proprio sostitutiva di quello che prima avveniva invece con le tabelle o sicuramente con una fatica maggiore, in quanto qui diventa più intuitivo selezionare gli elementi e trovarne le loro caratteristiche. È evidente poi che di fronte a un risultato che magari investe un edificio anche molto complesso, l'indagine si sposta quasi sempre sui punti critici, che sono quelli che devono essere ovviamente trattati in modo più accurato per avere uno stato di progetto. Ecco, facciamo vedere magari anche nella griglia delle proprietà la parte dedicata agli interventi. La parte degli interventi, dunque, riguarda nel modello strutturale le possibilità di intervenire sulle pareti che, la cui verifica non è risultata soddisfatta per vari motivi dopo appunto l'elaborazione. Ecco, gli interventi sono ovviamente gli interventi tradizionali che fanno capo ad alcune tecniche ormai note e consolidate dal tempo, quali le iniezioni, l'intonacarmato, la precompressione, ed altre invece più attuali, forse sotto certi aspetti, comunque in parte ancora soggette ad alcune discussioni in campo tecnico applicativo, ma comunque interessanti. Per esempio l'intervento CAM, che era già disponibile in PCE da versioni precedenti, che come sapete è la cucitura attiva delle murature, è un brevetto dell'INCAM questo intervento, ma è molto utilizzato, soprattutto ci risulta anche nella zona dell'Aquila vari interventi condotti con questa tecnica, che ha la capacità di conferire una legatura intrinseca degli elementi murari con una precompressione della muratura attraverso la pretensione appunto dei nastri d'acciaio. Può essere una tecnica indicata particolarmente per murature anche vecchie, ma che abbiano una buona compattezza e regolarità. Qualora invece il pietrame sia più caotico, un po' più disordinato, possono essere applicate anche altre tecniche. Una tecnica interessante è il reticolatus, che è stata proposta da alcuni professori e colleghi attraverso degli articoli delle riviste scientifiche, e al momento ancora non è disponibile il calcolo con la prima versione uscita di questo dicembre 2013, ma è già predisposto proprio il campo di applicazione per farvi capire che nell'aggiornamento successivo sarà disponibile appunto anche questa tecnica. E insieme a questa verrà introdotta anche l'FRP attraverso l'applicazione dei nastri, che potrà essere un tipo di consolidamento a pressopressione o a taglio a seconda di come i nastri poi vengono applicati alle superfici. Non tutti gli interventi sono indicati per tutte le tipologie, però qui si entra in un campo, diciamo così, professionale che voi tutti conoscerete, avremo modo anche di riparlarne, che magari esula ora dalla
contesto di presentazione del software, ma insomma è sempre interessante capire che a un certo punto il software deve sempre tradurre poi le capacità pratiche applicative che abbiamo nel dover definire uno stato di progetto.